Buonasera a tutti ragazzi, stasera prepareremo un impastino con una farina integrale ai 5 cereali con lievitazione di 48 ore. Allora, io ho già preso 3 grammi di lievito che andrò a mettere subito nella mia terrina. Allora, mettiamo i nostri 3 grammi di lievito, poi andiamo a mettere 400 di acqua, queste sono 3,50, queste ci dovremmo essere, 3,70, 3,90, 400 precise. Poi andiamo intanto a girare il nostro lievito, lo facciamo sciogliere nell'acqua per benino. Ora che abbiamo sciolto il nostro lievito e messo i 400 d'acqua, andiamo a mettere il nostro olio, 20 di olio. Poi andiamo a mettere 20 di sale, poi andiamo a prendere la nostra farina integrale ai 5 cereali. Scegliamo meglio il nostro lievito, poi andiamo ad aggiungere anche il sale e l'olio insieme, fate sciogliere il sale nel fondo, tanto lo sentite i granulini, fate sciogliere pure il sale. Poi andiamo a mettere 600 grammi della nostra farina integrale ai 5 cereali. Bellissima, che bella farina. Ok, ci siamo. Andiamo a creare il nostro impasto, lavoriamolo bene. Ora lo lavorate un bel po'. Dopo che avete lavorato il vostro impasto, lo lasciate, non fate la pallina, lo lasciate un'ora circa fuori, poi passata l'ora
dovete mettere sul banco e continuare a impastare bene e poi fare una pallina e mettere in frigorifero per 48 ore, ok? Io ancora la lavoro perché la lavorazione, come dico spesso nei video, deve essere, se non avete l'impastatrice, è lunga e laboriosa. Ora vi faccio vedere un po' l'impasto come sta prendendo forma. Guardate, ok? Allora io ora continuo a lavorare, lascio riposare, poi vi farò vedere poi alla fine, perché farò un unico video, però avete gli ingredienti per questa. Io farò una pizza in teglia a lunga lievitazione, ok? Allora, vi ricordo, sono 3 grammi di lievito, 20 di sale, 20 di olio, 600 grammi di farina integrale ai 5 cereali e 400 di acqua. Io continuo a lavorare il mio bel impasto, che poi, come vi ho detto, metterò a riposare per un'oretta, per poi mettere in frigorifero 48 ore. Noi ci vediamo direttamente fra 2 giorni per vedere l'impasto, il lavoro finale. Io vi auguro una buona serata e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi, buona serata!